rafforzare la vocazione al contemporaneo della città con iniziative pensate appositamente dai protagonisti dell'arte del nostro tempo e creare una relazione diretta con la cittadinanza, invitando artisti di alto profilo a intervenire in piazze, strade, chiostri, quartieri, contribuendo così ad alimentare un processo di riqualificazione urbana. In questo percorso si inserisce Lacrime di coccodrillo, l'installazione di Francesco Vezzoli, che da oggi è visibile in via permanente nelle prigioni del Maschio Angioino. Il messaggio di quest'opera è il rispetto che si deve alla storia, ha spiegato l'artista. Il messaggio è del rispetto della storia, nel senso che questo coccodrillo vorrebbe sbranare fra le sue fauci una testa originale antica che proviene dagli scavi di Palmira, e questo ha un significato storico molto preciso, perché noi sappiamo che negli scavi di Palmira sono stati compiuti degli scempi che non staremo qui adesso a ricordare, da parte di persone che evidentemente questo rispetto della storia non l'avevano. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parla della riqualificazione del Maschio Angioino. Adesso stiamo preparando un grande progetto di riqualificazione, di ristrutturazione e riorganizzazione del Maschio Angioino, che diventerà il grande museo della città, uno degli ulteriori grandi poli culturali, anche in connessione con l'area archeologica della metropolitana, l'apertura del sottopasso. È un percorso che faremo, ci vogliono delle risorse importanti che non abbiamo ancora completamente, però questa ristrutturazione è un passo di questo percorso che ne stiamo facendo, perché consentirà la riapertura dei sotterranei delle vecchie prigioni. L'installazione rientra nel progetto del Comune Napoli Contemporanea, curato da Vincenzo Trione, consigliere del sindaco per l'arte contemporanea e l'attività museale. Tutti gli interventi che abbiamo fatto, che innanzitutto quello di pensare opere in assoluto dialogo, in strettissimo dialogo con i siti della città e anche con la storia della città. Così è stato con la Venere degli Stracci, che in qualche modo interpretava questa, evocava il dialogo stretto tra la grande memoria e anche le macerie, le rovine che abitano questa città.